Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non è notte, è giorno, ma in questo momento ci sono le nuvole. 3 secondi fa ci stava il sole e adesso... Comunque, eccomi con un nuovo video. Come avete letto già dal titolo, oggi sarà un Get Ready With Me. Perché mi sono alzato e ho detto oggi faccio un Get Ready With Me. Parliamo un poco. Che postazione, eh? Che postazione, non, voi non immaginate come io sto girando il video in questo momento, non lo potete immaginare. Se sentite come sottofondo, sotto, come, sì, come rumore, se sentite tipo, no, è il mio ventilatore. Proprio, se sentite il vento tra i capelli, è il ventilatore. Sto con il ventilatore sparaflesciato in faccia, perché si muore dal caldo. Sì, qui in Germania si muore dal caldo, ragazze, un caldo. Un caldo, ma un caldo assurdo. Cioè, infatti si vede, ho preso un po' di colore, no? Ci voleva un giorno in piscina, già. Si può dire, no? Ma Non mi vedete, ma che mangio? Ma io no. Boh, spero mi vediate. cioè, io sto con lo specchio qua sotto, la camera qui, il ventilatore qua, nuvole. C'è proprio una postazione proprio bella. Una postazione migliore, io non la potevo trovare. Quello che stavo a dire? Che stavo dicendo? Stavo parlando del tempo, sì. Nel frattempo prendo i trucchi, che poi comunque avendo preso un po' di colore non voglio mettere, non metto proprio, forse insomma non so neanche se mettere il fondotinta sinceramente, perché no? Vediamo che combino. Io come c'ho lo specchio qui e se guardo sotto tranquilla è lo specchio, c'ho proprio lo specchio messo sul secchio della spazzatura. Le persone che parlano mi, no? Per non lasciarmi sola, magari loro mi aiutano, no? Sì. Come stavo dicendo, scusate se sto cercando i trucchi. A volte guardo se sto a metà, tipo testa a metà, non lo so, io boh. Spero di no. Spero di no. Oh, ma dai, ma dov'è il sole? Come stavo dicendo, stamattina mi sono svegliata e ho detto: ma dai, sì, faccio un Get Ready With Me. Mi preparo con voi, perché no? Anche perché dopo questo video cercherò, possibilmente, luce permettendo, sole permettendo e tutto permettendo, io girerò un altro video. Quindi ho detto: se mi devo preparare, mi preparo con voi, parliamo un poco, no? Allora. Un poco ci sta, pochissimo proprio. Poco mi sa che ho dimenticato qualcosa là dentro, ma non mi viene in mente cosa. Vabbè, ci sta, ci può stare. C'è qui, avete visto? Ci sono andata quando è stato? Sabato, in piscina, con la mia nipotina. La sorella del mio, la mia cognata, i miei fratelli, così siamo andati un po' a sbadarci un pochino, no? Con la famiglia. In piscina. E almeno, cioè sì, diciamo che ci siamo ustionati ovviamente, no? Perché c'è qui ragazzi, cioè, chi sta in Germania e chi sta guardando questo video, cioè ma che è successo? Cioè, ma che sta succedendo? Un caldo così... Non, in 7 anni qui in Germania non l'ho mai vissuto assolutamente. Ho sentito che c'è stato nel 2003, mi sembra, l'ultima volta, con i 40 gradi, ma cioè, un caldo così. Cosa stavo dicendo nell'ultimo video? O nel penultimo, non mi ricordo, che comunque qui l'estate, cioè questo lo ripeto sempre, però qui l'estate è rara, cioè proprio, ci sono quei 25 gradi, però arrivare ai 40, 40,2, 41, addirittura in alcune parti 41 gradi, qui non è normale. Anche perché qui in Germania, se mi muovo queste mani, no? Anche perché qui in Germania non c'è il caldo che c'è in Italia. Perché solo chi sta in Germania può capire che caldo che c'è qui. Cioè un caldo proprio chiuso. Cioè, non avendo sfogo, non essendoci il mare, montagne o
uno sfogo. Qui il caldo è chiuso, ti soffoca, è cupo, non lo so spiegare, è soffocante, quindi proprio, cioè, non si può, se non stai 24 su 24 col ventilatore sparafisciato in faccia, non va, non si può, non passa, cioè 24 ore anche la notte non riesci a dormire, finestre aperte, sbarrate come adesso, sbarrata, ventilatore, fa caldo. Fa caldo, dovrebbe andare così fino al 20, fino al 25, fino al 25, che 25? Stavo guardando il calendario, sparo il 25. E fino al mercoledì dovrebbe far caldo, poi dice che dovrebbero scendere temperature, cioè 10 gradi è proprio tutto un botto, 10 gradi in meno. Bello. Però questo caldo è veramente pesante, cioè siamo stati felici l'estate, cioè almeno dai, questa settim 2 settimane di estate ce la siamo goduta, no? Anche perché siamo andati in piscina, c'è chi è andato in piscina, perché capo andare solo in piscina. In piscina, così almeno dai, una passa la giornata diversamente. Però il caldo è pesante, pesante, pesante. Cioè, mettete conto che in piscina 2000 persone, in piscina 2000 persone. Cioè, ho sentito dire, dove sono andata io sabato, fortunatamente non era strapieno, perché ovviamente dai, le persone vanno al lago, vanno in altri posti con questo tempo. 3 giorni prima, il mercoledì, cioè il mercoledì, ho sentito le persone dire che lì ci stavano 2000 persone. 2000 persone in piscina, 2000 in piscina. Da pazzi. Anzi, adesso ci sono le nuvole, proprio nuvole, quindi ci può stare, ci può stare. Ci sta. Non mi lamento stavolta, soprattutto non dico niente. E vabbè, volevo un po' cambiare, anche perché qui col ventilatore c'è magari un'altra area, cioè respiro meglio, no? Però la luce fa schifo, detto proprio in parole, no? Eh sì, comunque questa abbronzatura ci voleva, non è chissà che, però dai, un po' per un colore, l'ultimo video sembrava una mozzarella, ho detto per, cioè, un po' di colore ci sta. Oggi il, scusate un attimino, la memoria va, cioè, oggi il, mamma mia, scusate. Cioè, io mi sto imbracchiando, ma sai che vi dico, oggi proprio non, solo un po' così e via. Solo proprio una cosa così, veloce, veloce, niente di elaborato. Con questo caldo non conviene. Se non mi convinci, perché? Ma che è oggi? Ma che bene, ma registra ancora. Registri? Registra, mi fa piacere. Quindi ho messo un po' di mascara un po' alla cavolo, però chi se ne oggi proprio non va. Poi vi faccio vedere gli ultimi due acquisti. Le ultime due cose che ho comprato. Due acquisti. Ragazze, cioè, 7 anni che sto in Germania, quasi 8 mesi ancora, 8 anni. Da qualche annetto ho scoperto la Kiko io. Proprio io sono l'ultima, no? Proprio l'ultima. E cioè, io guardando su internet, cioè, io ormai avevo, come si dice, io ormai avevo perso le speranze di vedere qui dove sto io, nei dintorni, un negozio della Kiko, sì, della Kiko. Cioè, giro in un centro commerciale qui vicino, in un paese, a Oberhausen, io tranquilla cammino, no? Che bello, faccio un po' di giri, mi giro, e ci sta Kiko. No, cioè io, cioè la mia reazione, ci sarebbe un ragazzo, la mia reazione è tipo, no, 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 tu esci, cioè usciamo da qui immediatamente, andiamo lì subito, compatitemi, ma c'è proprio una reazione, cioè io contentissimo, è un po' lontanuccio, cioè comunque col bus, treno,
un'oretta, mettiamo un'ora 45 minuti, cioè 45 minuti, se proprio è un'ora di viaggio, di strada, però ne vale la pena, cioè, non è enorme, è piccolino, però comunque ho trovato delle cose utilissime anche, cioè, come sapete, come ho già detto anche in altri, nel primo, questo è il secondo, primo Get Ready With Me che ho fatto all'inizio, che a me i rossetti non è che piacciono molto, rossetti, cioè, non vado pazza per i rossetti forti, anche perché io li ho provati, ma non mi ci vedo purtroppo, perché ci sono rossetti più belli belli. Il mio ragazzo mi ha fatto questa sorpresa, queste due cose, cioè sono stupide, cioè proprio le cose che io mi ero fissata a guardare, spero vediamo, cioè io non vedo se mette a fuoco, quindi spero proprio, il rossetto è un lucida labbra, poi vedete qualcosa, boh. È un colore marroncino, io pensavo fosse rossetto, ma appena l'ho provato, cioè proprio è magnifico. Poi ho preso questo smalto, semplicissimo ma bellissimo, porto anche adesso, cioè è stupendo, subito io, quando appena lui me l'ha portato, io immediatamente, zac zac, provare, stupendo, proprio sono contentissima di averlo trovato qui, certo non è proprio davanti casa, però ne vale la pena, ne vale la pena. Magari non ci vado spesso, però quella volta che io ci andrò, qualcosa la devo proprio vendere. Eh sì, e questo, volevo dire altre cose, ecco un'altra cosa che mi viene in mente. Ultimamente ho pensato di aprire magari una rubrica. La rubrica dei preferiti del mese. Fatemi sapere se questa idea vi piace e la metterò subito in pratica. Quindi sì, fatemi sapere giù nei commenti in privato dove volete voi. E la metterò proprio in pratica. Stavo per gridare, pensavo che la mattina, 3 ore che io giro, non usciva niente, sta finendo. Stavo per gridare, stavo dicendo non c'è la matita, no? Sì, lo specchio l'ho messo qui sul letto perché, sì perché sto sul letto, non si era capito, lo so. Scusate, ma proprio, non so, io... Ci si arrangia. Ci si arrangia come si può. Quindi, non fateci caso. Comunque, prima di iniziare a truccarmi, devo dire che ho messo la crema. Non so se a voi me ne frega, però ho messo la crema. Fa miracoli. Oh, bene. Quindi, che stavo facendo? Che stavo dicendo? Che cosa? Ho dimenticato i pennelli. Ho dimenticato veramente. Ho dimenticato i pennelli là dentro. Quindi, solo questo ho portato. Meno male, almeno uno. Anzi, devo andare il più presto possibile dalla Essence. Che almeno l'Essence ce l'ho qui davanti a casa. Per andare a prendere questi pennelli della Essence, che sono stra carini, stra belli, stra morbidi, stra tutto. E devo andare a guardare se magari ne trovo ancora, perché ovviamente ho un po' che ci sono. Il tempo è quello che è, e quindi ancora ci devo andare. Vedi, il ventilatore mi butta tutto in faccia. Ci guardo lì, sì. Non proprio tanto, una poco. Quando fa caldo non va neanche di truccarsi, proprio non va di fa niente, di niente. E sì, oh sì, ma tengo più sopra, direttamente, tra i capelli. Ma sì. Ah, e ancora una cosa, volevo dire che io ho chiuso Facebook, cioè non mi sembra presto, non lo so, come sto di più su Instagram, e vedo che comunque su Instagram
c'è più movimento e ogni giorno aumenta sempre di più. Grazie, grazie, grazie. Io adesso metto questo qui, lo adoro, proprio lo adoro. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao!